È dura pensare a un tifoso che abbia vissuto un'estate peggiore. Il Dortmund ha perso il titolo la scorsa stagione in una giornata che rispetto al 5 maggio dell'Inter non è nulla. Giocavano in casa, davanti al muro giallo, con il Mainz già salvo. Con lo stesso risultato del Bayern sarebbero diventati finalmente campioni di Germania. Ecco, il Dortmund va sotto 2-0, poi segna l'1-2 Guerreiro. Poi solo al 95esimo Süle fa 2-2, ma ormai è troppo tardi. Di più, per aumentare il dramma, il Bayern segna con Musiala solo nei minuti finali il gol della vittoria, sennò avrebbe vinto lo stesso il Dortmund. Il maresciallo vola così via, in una pellicola che sarà ricordata per anni. Come non bastasse, il tuo giocatore più forte, quello che ti ha tenuto in piedi nelle ultime tre stagioni, quello che ha segnato 14 volte l'ultimo anno, ti lascia per il Real Madrid. E tanto per ricordartelo ogni 2x3, parte segnando 5 gol in 4 partite, spesso decisivo. E vabbè, è sempre bello rivedere questo video quando negli esordienti del Birmingham, Bellingham, segnava facendo sedere mezza difesa del Fulham. Il prossimo avversario del Milan in Champions, perché il Dortmund è nello stesso girone, è dentro un trauma che si sta trascinando su questa stagione. Bellingham non è stato minimamente sostituito perché è arrivato Sabitzer, ma non è la stessa cosa. Nelle prime tre gare di campionato sono stati fatti 5 punti. Nell'ultima giornata è arrivato un pari interno con la neopromossa Heidenheim. A fine partita è successa una cosa totalmente inusuale a quelle latitudini. Quando i giocatori sono andati sotto al muro giallo, sono stati fischiati dai propri tifosi. Il problema della squadra, al momento, è che non c'è una stella in rosa. Non c'è più Gundogan, non più Haaland, non più Sancho, non più Bellingham. E come non bastasse, non c'è nemmeno una star in panchina, come sono stati Klopp o Tuchel, col loro carisma, in grado di ribaltare la situazione. Alla squadra manca identità. Non è il problema la partenza lenta, ma è la traiettoria che non si intravede. È parecchio preoccupante questa cosa, per questo l'allenatore Terzic rischia. C'è il nome di Nagelsmann che si aggira su ogni panchina traballante, anche quella della nazionale tedesca. Con il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso che vince e incanta, il Dortmund rischia di scivolare indietro nelle gerarchie del calcio tedesco, ma lei, l'aranciata, l'aveva pagata? Lei l'aranciata? Sì. L'aveva pagata.